Salve a tutti, benvenuti a Fragilità e Speranza, la trasmissione radiofonica, come sempre, a cura del CVS di Pescara Penne. Al microfono Lucia Maiolino. Ecco, oggi sono sola con voi tutti, e quindi mai sola, per fare alcune riflessioni su quello che può essere una vita vissuta nella fragilità, con la fragilità e accanto alle fragilità dell'umanità. Mi racconto un po' a distanza di tanti anni per cercare di riflettere con voi su quello che sono le difficoltà che può incontrare una persona appunto fragile. Molti di voi mi conoscono, ma tantissimi non mi conoscono. Sono disabile in carrozzina a rotelle. E sono stata sposata, ho avuto 3 figli e attualmente la gioia, la stragrande gioia di avere 2 nipotini. Ecco, tanti anni fa, se qualcuno mi avesse chiesto se si può vivere stando ai piedi della croce come Maria e con Maria, sicuramente avrei risposto di no, perché ci vuole una maturità di fede, una esperienza di vita molto forte per poter affermare che si può stare ai piedi della croce come lo è stata Maria. Siamo appena usciti dal mese di maggio, il mese mariano, che ci ha fatto riflettere appunto su quella che è stata la vita di Maria come madre di Gesù e come madre di Gesù morto e risorto. Ecco, quindi dicevo, avrei detto che è difficile poter stare ai piedi della croce, eppure nella mia vita mi è capitato in tante occasioni di stare ai piedi della croce, sia in quello che può essere un'esperienza proprio personale, familiare, affettiva, e sia per quello che è il mio impegno accanto alle persone sofferenti con fragilità. E incomincio un po' dall'inizio. Io ho avuto, come dicevo, sono disabile, ho avuto la poliomielite a quasi 6 anni. Improvvisamente, da un giorno all'altro, non ho camminato più, come tutte le malattie che portano la paralisi. Da bambina sana sono passata ad essere una bambina disabile. E per grazia di Dio non è stato un grosso trauma allora, ma forse proprio perché a 6 anni non si capisce fino in fondo quale può essere la gravità di una malattia, quindi io non ricordo se pensavo di poter tornare mai a camminare come camminavo prima della malattia, però ecco, ho avuto sempre questo buon carattere. Una bambina serena, allegra, che è riuscita, malgrado la disabilità, a vivere una vita, diciamo, felice, pur affrontando già tante rinunce, come il non poter andare a scuola. Abitavo al 5° piano senza ascensore, quindi questa cosa era molto già difficile di partenza, però poi ho avuto anche una scuola che non ha accolto una bambina disabile come me, e quindi non volendosi prendere delle responsabilità, parliamo di tantissimi anni fa, sono stata costretta a studiare a casa con mia madre, che mi passava i libri di mia sorella, e quindi ho imparato così a leggere e scrivere, a fare un po' di conti, e questo, ecco, questo è il cruccio che mi portavo, perché mia sorella andava a scuola, anch'io desideravo andare come lei a scuola con il contatto di tanti altri bambini. Invece, restando a casa, logicamente avevo quelle poche amiche, ma proprio amiche, del palazzo. E sono cresciuta così, ripeto, con una serenità, una gioia, e non mi ha pesato tanto. Poi, crescendo, ecco, io pensavo di non potermi mai sposare, pensavo che nessuno avrebbe sposato una ragazza come me,
Però ecco, avevo questi desideri, ma molto celati, molto nascosti, e io dico sempre che li chiudevo in un cassetto, forse proprio per non soffrire. E quindi andavo avanti e nella mia vita, imparando un po' a cucire, frequentando appunto le amiche del palazzo dove abitavo, non uscendo mai di casa se non in rare occasioni, perché 5 piani senza ascensore volevano dire tanto per una bambina che non camminava. E crescendo, un giorno, casualmente, tra virgolette, perché il caso in queste cose non esiste, ho conosciuto il CVS, il Centro Volontari della Sofferenza, che, come dico sempre, non è che volontariamente si cerca la sofferenza, ma volontariamente si può accoglierla nella propria vita e viverla in comunione con il Signore. Quindi io ho fatto questo incontro particolare. Non avevo conoscenza di altre associazioni, quindi per me mi stava bene quello, però poi nel tempo, avendo conosciuto anche altre associazioni per conoscenza, non perché le frequentavo, ho capito che il CVS aveva una cosa particolare, dava la possibilità alla persona disabile, malata, la persona fragile, dava la possibilità di poter non solo accogliere l'aiuto degli altri, ma chiamava a dare qualcosa agli altri, cioè la persona disabile era quella chiamata in prima persona a svolgere un apostolato verso le altre persone sofferenti, per cercare di aiutarle a vivere serenamente e con fede la propria disabilità, la propria malattia. Quindi questa è stata una bella scoperta che ho fatto quando ho incominciato a frequentare il CVS, quella di prendere una coscienza che anch'io potevo essere utile agli altri. Ecco, questa io era sempre stata quella che doveva essere aiutata, doveva essere sostenuta, e invece improvvisamente ho scoperto che c'era anche per me una vocazione, c'era anche per me una missione, quella di essere accanto agli altri per cercare di sollevarli da quello che erano le prove della vita. E questa per me è stata una cosa molto importante, perché mi ha motivata, mi ha spinta a fare delle cose che non avevo mai fatto, come impegnarmi a salire e scendere le scale per come potevo, per poter andare agli incontri del CVS, per poter andare a fare visita a persone che magari non uscivano mai di casa, oppure che non volevano uscire di casa. In questo modo io veramente ho capito che la mia era una missione, che la mia era una chiamata che il Signore mi aveva fatto e che, a cui dovevo rispondere con una generosità grande. Ed è proprio nell'associazione del CVS che ho capito che appunto non bisogna mai sedersi, ma sedersi psichicamente, psicologicamente. Io posso essere seduta per sempre in carrozzina, ma con la mente, con il cuore, alzarsi e andare laddove il Signore ti chiama, andare laddove il Signore ti spinge per poter essere un suo discepolo, un suo apostolo, e poter essere utile alla società, a tante persone, alla Chiesa. Ecco, questa è stata, diciamo, la prima parte della mia vita. Poi a un certo punto, sempre in questo cammino nel CVS, ho conosciuto Claudio, che poi è diventato mio marito. Con Claudio prima un'amicizia di 5 anni, un camminare insieme appunto nell'apostolato, nei vari incontri che facevamo, finché poi, ecco, scopro che Claudio era da sempre innamorato di me e un bel giorno si è dichiarato. E questo ha scombussolato un po' la mia vita, perché io pensavo che avevo trovato la mia strada, pensavo di aver trovato la mia vocazione,
e quindi una cosa del genere mi ha abbastanza scombussolata. Non capivo più il Signore che cosa cercava. Ho scoperto che quell'amore che Claudio nutriva per me era lo stesso amore che io avevo soffocato e chiuso nel cassetto per la paura appunto di soffrire. Per amore. Ecco, poi qualcuno, Don Giovan Giuseppe Torre, un silenzioso operaio della Croce, con la quale mi confidai, mi disse che il Signore non ci chiama una sola volta, ma ci chiama secondo le tappe della nostra vita e che adesso mi stava chiamando anche a una vocazione matrimoniale, magari di maternità. E quindi mi sono fidanzata con Claudio, ci siamo sposati, trasferiti a Pescara perché lui lavorava qui e abbiamo incominciato la nostra vita di coppia con il CVS, che poi per molti anni abbiamo dovuto un po' allontanarci da questo impegno missionario, perché le vicissitudini della nostra vita ci hanno un po' tenuti impegnati con genitori malati, con genitori che poi sono morti, con bambini piccoli. Il primo bambino, Luca, lo abbiamo perso dopo una gravidanza a letto e molta in ospedale, molto travagliata. Era un bambino che è nato malformato ed è vissuto solo 2 giorni. Questa è stata la prima grande prova della nostra vita di coppia, vissuta comunque con la fede e con la speranza. Luca ci ha lasciati subito. Quindi abbiamo sempre avuto un angelo in paradiso che vegliava su di noi e vegliava anche sui fratelli che poi gli sono arrivati dopo. Sono nati Marco, Valeria e Chiara e quella è stata, diciamo, la grande gioia. Ecco, Luca, la perdita di Luca è stato il grande dolore della nostra vita. La nascita dei 3 figli è stata poi quella che è stata la gioia più grande che avessimo potuto sperimentare nella nostra vita. Nell'arco degli anni ci siamo poi reinseriti nel CVS anche con incarichi di responsabilità. Abbiamo ripreso il nostro cammino anche apostolico nel CVS. Facciamo una breve pausa. Guarda sempre avanti, così fa Dio, verso orizzonti che non hanno limiti. Il dolore è l'uomo, eternamente uomo, ma ti apre alla vita su dimensioni divine. Nelle nostre scarpe è lui il cammino, non ci stancheremo mai di seguire lui. Il dolore è una notte che racchiude l'alba, verranno tempi nuovi da lottare e amare. Questa nostra barca sulla rotta di Dio, una croce risplenderà nelle notti più oscure. Non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Andate in mare aperto, io sono con voi. Ecco, dicevo, abbiamo ripreso il nostro cammino nel CVS con dei ruoli di responsabilità
abbiamo riniziato a fare questo cammino non solo familiare ma anche di apostolato. Nell'arco degli anni siamo cresciuti, abbiamo avuto un'altra vocazione nelle vocazioni, la chiamata a consacrarci come fratelli e sorelle effettive dei Silenziosi Operai della Croce, il ramo consacrato dell'opera del Beato Luigi Novarese, che tanto aveva fatto nella nostra vita. Ci siamo consacrati e abbiamo vissuto questa grande esperienza di un Gesù che ti accompagna, che ti accoglie, che ti consacra a sé. Questo è stato un altro momento bellissimo della nostra vita insieme. Dopo questa consacrazione, dopo poco tempo, Claudio si è ammalato, una malattia di cuore molto, molto seria, e che abbiamo gestito per 4 anni. Lui, ecco, ha fatto questo passaggio da fratello sano delle persone ammalate, delle persone disabili, è passato lui stesso ad essere ammalato, e questo logicamente ha scombussolato di nuovo la nostra vita, perché ecco, non è facile fare questo passaggio, però siamo riusciti, con l'aiuto di Dio, con la fede che il Signore ci rendeva, ci manteneva forti, siamo riusciti a superare e a vivere questa nuova dimensione, continuando la nostra vita di genitori, continuando la nostra vita di apostolato dentro il CVS, dentro la comunità anche diocesana, parrocchiale. Claudio, dopo un po' di anni che era malato di cuore, gli è subentrato un tumore che in pochi mesi lo ha portato via. Quindi ecco, io lì, nella malattia di Claudio, nella perdita di Claudio, ho sperimentato maggiormente come si può stare ai piedi della croce, quale forza la fede poteva darmi nell'essere accanto a una persona malata, e malata gravemente. E veramente ho sperimentato che la fede che Maria ha avuto nella sua vita, potevo nel mio piccolo, nella mia fragilità, sperimentarla, viverla accanto a lei, con lei, per cercare di essere di supporto a quello che era mio marito, la sua malattia, la sua sofferenza grande. E ho sperimentato veramente come si può stare in piedi accanto e sotto la croce. Questa veramente è stata un'esperienza molto forte che il Signore mi ha permesso di vivere con fede, perché non mi sono mai abbattuta. Ho trovato nella fede la forza per sperimentare all'interno della mia famiglia quello che è la valorizzazione della propria sofferenza e la missione di essere accanto all'altro, a vivere con fede e con vicinanza la sofferenza altrui. E quindi per me questa è stata una grossa prova nella vita, e posso dire che non mi sono mai sentita sola, ho sentito sempre la presenza di Maria, la presenza di Gesù e la presenza della comunità accanto a me, e questo mi ha reso sicuramente forte proprio per affrontare quella grande prova che stavo vivendo accanto a Claudio. Con l'andata via di Claudio ho continuato da sola il mio apostolato nell'associazione e nella chiesa locale qui di Pescara Penne. Posso dire che ecco, viverla da sola comunque ha portato delle altre difficoltà, perché mi sentivo comunque molto responsabile di essere un genitore che da solo doveva aiutare a crescere nella famiglia i propri figli. Però anche in questo sono stata molto aiutata.
ho avuto la possibilità anche di poter, ecco, oltre a vivere l'associazione e l'apostolato nella mia diocesi, anche di poter andare a convegni, incontri, eccetera, anche perché comunque avevo un altro dono, che è quello di mia sorella, che vivendo con me mi ha permesso di poter fare tante cose per l'apostolato, e quindi anche di questo ringrazio il Signore per questo dono dell'unica sorella che ho. Ecco, sono cresciuta, sono diventata nel frattempo nonna, come dicevo prima, e in questo mio essere nonna è aumentato molto l'impegno familiare, perché aiuto insieme a mia sorella, come sempre, i miei figli a poter lavorare e vivere la loro vita, e quindi aiutando a crescere questi bambini. Questo logicamente mi ha limitato molto in quello che sono le attività apostoliche, le faccio con più fatica, le faccio con una nuova dimensione di tempo, però ci sono, e quindi per questo ringrazio comunque il Signore. In questo mese mariano che è appena passato, ecco, ringrazio Maria per la sua vicinanza, per il suo essere madre nella mia vita, nella vita della mia famiglia, nella vita della Chiesa. Mi fermo qui, il tempo a mia disposizione è finito, vi ringrazio dell'ascolto. E ho voluto condividere con voi questo ricordo della mia vita, sia familiare che apostolica, e sia di sofferenza. Oggi ci sono tante sofferenze fisiche in più che cerco di combattere giorno per giorno, e cerco di accettare come prove della vita che il Signore non manda, ma comunque permette, e quindi in questa nuova dimensione anche fisica di peggioramento di salute cerco di vivere comunque la mia vita con fede, come ho sempre fatto, e di questo sono grata al Signore. Ecco, io vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto e ci diamo appuntamento fra 15 giorni. Ciao a tutti.